analisi del corpo del cronoprogramma 53.4. Seguito con mascherine e tutto, in modo che ci siano tutti imbardati, la testa di ieri e l'ambulanza c'aveva dentro quelli tutti imbardati. Questa mattina mentre eravamo all'ingresso qui da Via Falqui abbiamo visto entrare un'ambulanza con personale medico coperto da procedura e un'ulteriore macchina nera dietro con due ragazze con mascherine che sono state fatte ricoverare. Mi chiedevo se rientrano nei numeri che avete dato voi. Sì. Si tratta di due casi distinti. Il caso di Tivoli, che cosa si sa? Perché si è parlato di una terza persona che sarà in contatto con i ricoverati che si è arrivato da Tivoli. Allora, sul caso di Tivoli già abbiamo fatto un comunicato. È un caso di un paziente di nazionalità rumena, un operaio manutentore, che adesso presso l'istituto Spallanzani da ieri sera, ma non è entrato mai in contatto con la coppia che è risultata positiva, per cui seguirà lo stesso iter che hanno seguito tutti i casi che sono stati segnalati. Quindi, ma il tema positivo, diciamo importante, è che è un caso che non ha avuto contatti con la coppia positiva. Quindi è smentito il fatto che sia un dipendente del Palatino, dell'albergo? È un manutentore, è un operaio manutentore. Poi il livello di dipendenza è un operaio manutentore dell'Hotel Palatino. Ah, perché il direttore non ci dice. È un operaio manutentore di nazionalità rumena che da ieri sera dall'1.47 è qui presso lo Spallanzani e che stanno facendo gli opportuni analisi del caso.